credo che la responsabilità più grande sia oggi nelle mani degli uomini di cultura, degli accademici, da una parte, e dei media, della stampa dall'altra. Noi viviamo in un mondo in cui la paura del diverso è una paura diffusa anche in buona fede di persone corrette, perché noi abbiamo un concetto dell'altro come uno diverso. Diceva un grande filosofo delle religioni contemporanee: l'altro non è che una parte di me stesso. Io conosco me stesso solo attraverso l'altro. Noi abbiamo un concetto in cui il diverso è l'avversario, il contrapposto, non colui che integra me stesso. E questo vale al diverso, al livello delle culture. Noi abbiamo un concetto di cultura chiusa, non un concetto che si apre alla contaminazione degli altri, in cui nell'incontro con una cultura diversa io esco arricchito. Il futuro è proprio in fondo un mondo meticcio, ma nel senso buono e vero del termine, cioè il futuro sarà l'integrazione. E qui c'è la responsabilità della cultura, della ricerca, cioè non aperta al dialogo e all'integrazione, ma noi diciamo, noi portiamo la democrazia, ma democrazia è un metodo, c'è il rispetto del contenuto dell'altro. Quindi la prima questione è un'azione in ordine a far scomparire la paura del diverso, la paura del nero, del giallo, la paura del povero, dell'emarginato, la paura che ha di uno che ha un'idea differente da me, non che mi arricchisce, ma che è diverso e differente. E questo è il primo problema, problema di fondo culturale che va portato avanti, la paura. La seconda è: noi viviamo in un mondo in cui il media, la televisione e i giornali deve dare la notizia e deve rendere la notizia particolarmente forte per poter penetrare. In Italia il telegiornale dice, dà una notizia, non dice Antonio ha ucciso questo, ma un marocchino ha ucciso questo. Prima la diversità, cioè quello che fa notizia non è che qualcuno ha ucciso l'altro, ma un marocchino ha ucciso l'altro, un diverso. Questo è l'ispano-americano, l'italiano nel passato, le figure che abbiamo visto prima. La comunicazione è una comunicazione che crea la paura e la tensione. Crea la paura, e la paura è terribile.
voi pensate che nei paesi europei che sono considerati i più avanzati sul piano del rispetto dei diritti umani, sono nati in questi anni movimenti politici xenofobi, nazisti, contro l'immigrazione, cioè nasce il senso dello scontro di civiltà. Ora vi viene da pensare, ma come in quei paesi dove la cultura è più raffinata, dove la vita è più ordinata, più pulita, più, cioè dove ci sono le maggiori associazioni di difesa dei diritti della gente, che ci fanno lezioni tutti i giorni su quello che noi dovremmo fare, in quei paesi stanno sorgendo movimenti reazionari, xenofobi. Allora c'è un problema che dobbiamo interrogarci tutti, quello di capire come stiamo facendo crescere nel mondo la paura del diverso. O noi andiamo ad un disarmo culturale, cioè la cultura è lo strumento più forte delle armi. Noi facciamo il disarmo fisico, nucleare, delle armi, ma non disarmiamo la cultura, cioè non rendiamo la cultura strumento di dialogo, di incontro, ma di scontro, di superiorità, compreso. Io credo che l'evento più straordinario del secolo passato è stata la dichiarazione del Concilio Vaticano II sulla libertà di religione, documento di una straordinaria importanza per i laici, per tutti, per i non credenti, per tutti. Quella apertura verso una indicazione fondamentale che, come diceva San Paolo, la verità da chiunque viene detta viene dallo Spirito Santo, cioè c'è un dialogo tra le religioni che è stato segnato da quell'evento straordinario ad Assisi, quando il Papa si è seduto allo stesso livello di tutti gli altri, non una sedia più alta. Questo ha scandalizzato molti cattolici, l'idea che il Papa si ponesse al livello degli altri, no? Lui, perché quello è il punto di partenza del dialogo, quello di dire dialoghiamo, io non sono il depositario esclusivo di tutta la verità, cioè devo cogliere la verità e quindi devo considerare l'altro una parte che mi arricchisce, non una parte che mi fa paura, mi toglie qualcosa, mi limita. Perciò io ho detto e chiudo che la questione dell'immigrazione è la grande questione del secolo, del millennio che stiamo aprendo. Il mondo diventerà sempre più un pianeta che vedrà vivere insieme, allora dobbiamo essere capaci di farli vivere insieme. Questa è la grande sfida dei politici, degli uomini di cultura, degli imprenditori, cioè di tutti, dal più piccolo livello al più grande, perché non è più il problema dello Stato o degli altri, no? È il problema di me, che vivo nello stesso palazzo in cui vive l'islamico. E io tutti i giorni devo con lui non separarmi o dividermi, ma devo avvicinare, devo dialogare. Questo è difficile, non è detto così perché le paure ancestrali ci sono, perché c'è la storia che ci batte addosso, uno ha le crociate, l'altro lo sterminio, l'altro tutte queste cose, cioè tutti ci portiamo dietro queste cose pesanti che vengono fuori ed emergono quando un giornale ci dice questo qui un musulmano ha fatto, no? Poi andiamo a prendere i dati reali, i delitti sono allo stesso tempo italiani e di altre culture, di altri religiosi,
ci sono poi infinite differenze, che è una realtà, no, ma noi attribuiamo subito, diamo subito l'identità etnica, culturale, eccetera, prima di dire una cosa, e questo crea nella gente la paura, ma non va neppure sottovalutato, questi problemi non, il buonismo non aiuta in queste direzioni, c'è bisogno anche di avere, di gestirle con decenza. Io credo, questo è quello che diceva il cardinale, le cose che la Chiesa a Napoli, io ne sono testimone, lui non lo dice, ma io che sono un testimone posso dirle, ecco, una Chiesa che si muove sul piano del dialogo, dell'incontro, non solo in termini culturali, scientifici, religiosi, ma in termini di vita pratica concreta delle parrocchie, lui dà le chiese cattoliche anche ad altre confessioni per fare attività di culto. Questo è un segno straordinario, cioè sono cose che segnano il cambiamento della storia.